tasso di occupazione della nostra regione è 9 su 10 per i posti di terapia intensiva e 10 su 15 per l'area medica. Quindi siamo ancora al di sotto di quel percentuale e gli indicatori per il momento non ci fanno proiettare nell'area a rischio immediato. L'Abruzzo ha numeri da zona bianca e al momento, nonostante gli aumenti dei contagi da Covid-19 e dei ricoveri in ospedale, non sono stati superati i parametri che prevedono la zona gialla. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì spiega che anche nelle zone in cui nei giorni scorsi sono state rilevate criticità maggiori, la situazione è sotto controllo. Però questo non deve rassicurare assolutamente, anzi deve creare ancora di più un'allerta, in quanto la possibilità di avere contagio è in aumento sempre di più sia nella nostra regione che a livello nazionale, quindi non solo vaccinarsi ma soprattutto evitare gli assembramenti ed è importante anche indossare continuamente e costantemente la mascherina. Lo ha detto a margine della cerimonia di consegna dei regali ai piccoli pazienti del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara, diretto da Gabriele Lisi, nell'ambito del progetto SIAP Natale in Corsia, realizzato anche quest'anno dal sindacato italiano degli appartenenti alla Polizia di Stato. Sulla possibile nuova stretta del governo, che dovrebbe scattare da giovedì 23 dicembre dopo la riunione della cabina di regia nazionale dovuta all'impennata dei casi di coronavirus e soprattutto la paura della variante Omicron che avanza, l'assessore Verì spera che si tenga conto delle diverse situazioni esistenti nelle regioni. I tracciamenti nelle strutture sanitarie stanno registrando rallentamenti e ci sono cittadini che lamentano disagi dovuti alle file. L'assessore Verì afferma che questo è dovuto al notevole incremento delle richieste e che le ASL comunque sono intervenute per potenziare il personale addetto. I tracciamenti aumentano perché aumentano i contagi, ma soprattutto perché la trasmissibilità di questo virus in questo momento colpisce di più l'area pediatrica e quindi un'estensione maggiore sia dei nuclei familiari e dei sistemi dove vivono i bambini.